perché comunque dentro di te il bisogno c'è e quindi tenderai a proiettarlo, tenderai a proiettare su altre persone, tenderai a proiettare su altre persone. Ringrazio ancora, ho avuto un'altra donazione, non so da chi, ma comunque ringrazio che ha fatto, ho visto un'altra donazione, boh, non la vedo, però probabilmente c'è stata un'altra donazione da parte di qualcuno, comunque che ringrazio. Ah, Patrizia Perotti, grazie Patrizia, non l'avevo vista, anche la nostra Patrizia, grazie Patrizia. Quindi ricordo che chi volesse fare una donazione, basta che clicca sul canale col dollarino e può fare una donazione. Grazie Patrizia. Questo è un punto fondamentale, no? Se tu non sai chi cazzo sei, se tu non sai che cazzo vuoi, se tu non sai dove cazzo vuoi andare, questo è un tuo problema, non è il problema dell'altro. E poi è inutile che ti lamenti, che piangi, che frigni. Ma io lo amavo tanto! Io lo amavo tanto e lui se n'è andato, non mi ha più voluta, se n'è andato subito, se n'è andato, mi ha lasciato. E ti lamenti, e inizi a imprecare, verso il mondo, inizi a imprecare verso la natura. E questo purtroppo non ti porterà assolutamente nessun risultato positivo, no? Dopo questa fase di svalutazione che ti farai da sola, perché ti autosvaluterai, la tua autostima diventerà sotto i piedi e rischierai di fare la fine di Fantozzi. Rischierai di fare la fine di Fantozzi, che quando Fantozzi va dallo psicologo e gli dice: ma io avrei il complesso di inferiorità. E lo psicologo dice: no, lei non ha il complesso di inferiorità, lei è inferiore. E se tu entrerai in questo mondo, sarai inferiore, ti autoproclamerai inferiore, diciamo, rispetto ad altre persone. Quindi dopo questa fase di autosvalutazione avrai veramente grandi difficoltà a ottenere dei risultati, avrai veramente grandi difficoltà a ottenere dei risultati positivi. Quindi che cosa vuoi veramente? Devi saperlo, perché se non lo sai sono cazzi tuoi. E cosa farai? Farai come la rana che darà un passaggio allo scorpione e poi si lamenta che lo scorpione la punge e l'avvelena. Ma lo scorpione è lo scorpione, quindi smetti di dare colpa ai narcisisti, smetti di dare colpa ai libertini, smetti di dare colpa ai manipolatori, dai colpa a te stessa o a te stesso, dai. Perché se non dai colpa a te stesso o a te stessa, salutiamo Giovanna, non potrai mai emergere, non potrai mai venire fuori. Salutiamo Dangerous Deal di Londra. Ah, tra l'altro abbiamo due londinesi, abbiamo Dangerous Deal, che non so se sei un uomo o una donna, che vive a Londra, ma abbiamo anche la nostra Greenettina, Green Apple, che vive a Londra. Quindi oggi due londinesi, Green Apple e Dangerous Deal, che non so, affari pericolosi. Dangerous Deal sono affari pericolosi, non mi sembra. La traduzione in inglese, sei maschio, Dangerous Deal, uno che si chiama Dangerous Deal, secondo me potrebbe essere un seduttore, forse, non lo so, perché se sei maschio è il classico nome dei pick-up artist, Dangerous Deal, il classico nome dei pick-up artist, ma magari sei donna, non lo so, comunque interessante. Affari pericolosi. Mi sembra di aver tradotto nel modo corretto, credo, non so se ho tradotto nel modo corretto, Dangerous Deal. Ah, donna, sei donna della Vergine, ah, donna, ah, ok, va bene, allora, tanti follow, ci vuole un seminario a Londra, esatto. Comunque, ma che dice Miriam, ho tradotto bene, ma tu se non parli neanche l'italiano. La nostra Miriam, che non parla neanche tanto bene l'italiano, spera di tradurre il nostro sì, scherzo. Come un patto pericoloso, Dangerous Deal, è un patto scellerato. Allora, quindi, però voi fate, a proposito di Dangerous Deal, voi fate i patti scellerati con i manipolatori, fate i patti scellerati con i narcisisti, fate i patti scellerati con i liberi.